Bentrovati con l'informazione di Metropolis, sono venuti a trovarci in studio due amici, posso definirli così. Sono venuti a trovarci in studio uno straordinario artista, Lino D'Angiò. Buongiorno, salve a tutti, grazie, grazie Tiziano, grazie. Ed è venuto a trovarci in studio Ciro Massa di CM20. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Tiziano, ciao a tutti quanti. Allora, voi siete qui sì. Perché state preparando ovviamente tu uno spettacolo, Ciro un cartellone bello, Castellammare, che porta il divertimento, teatro, commedia, porta un po' di tutto. Porta una gran bella cosa sul territorio, prima di tutto, dopo due anni complicati e difficili, ma questo ormai lo stiamo ripetendo un po' in tanti, ma soprattutto credo riportare di nuovo il teatro qui in questa zona a Castellammare. Questo credo che sia soprattutto importante, quello che sta facendo Ciro Massa con questa bella rassegna a teatro Super Cinema, che io ho l'onore ma di ne parliamo poi alla fine, perché io qualche curiosità con tutti e due diciamo ce l'ho. Lino, volevo partire un attimino da te, teatro, grande amore. Sì, televisione, grande amore, è stato un periodo complicato e difficile, però abbiamo fatto delle belle cose sia in televisione che in teatro. Mi ho messo su anche un gruppo straordinario con un programma prima che si chiamava Coprifuoco, poi Che Teatro, abbiamo fatto un bel giro teatrale e adesso sto portando questo spettacolo insieme al mio storico fedele amico che è Alan De Luca. E poi quello che nell'ultimo periodo ormai a Napoli viene considerato il nuovo professor Bellavista, che è Amedeo Colella, che è uno scrittore divertentissimo, simpaticissimo, che racconta fatti e aneddoti legati alla storia di Napoli e all'etimologia dei termini, ed è uno spettacolo che mette insieme sia il divertimento ma la cultura. Uno esce fuori dopo lo spettacolo nostro divertito ma anche erudito. E lo spettacolo non a caso si chiama Lezioni di Napoletanità. Lezioni di Napoletanità, però avevo una curiosità, citato Alan De Luca. Tele Garibaldi nell'immaginario collettivo, la trasmissione sì. Diciamo, che poi ha lanciato anche tantissimi artisti. Com'è cambiata la televisione da Tele Garibaldi ad oggi, anche qui, sul nostro territorio? Sul nostro territorio molto, perché purtroppo diciamo che non ci sono molti più investimenti da parte delle emittenti. Diciamo che questo è un tasto molto dolente, nel senso che anche con poco non lo fanno, vedo soprattutto programmi legati sempre al calcio e diciamo non c'è più tanta questa grande volontà nel voler fare questi programmi. Quando cominciammo era appunto anche allora un momento dove non si faceva, però si ebbe il coraggio di credere in un programma del genere, che secondo me ancora oggi funzionerebbe tantissimo anche sulle televisioni locali. Poi per il resto, anche il pubblico. Ma il pubblico è cambiato perché diciamo c'è tantissima offerta. Se tu pensi all'epoca alle televisioni locali, ma poi c'era la Rai e Mediaset e pochissimo altro. Oggi non solo c'è l'offerta delle televisioni nazionali, c'è l'offerta di tutti, da Sky a Prime e il telefono, quindi c'è tantissima, c'è maggiore dispersione. Però io credo sempre che se poi c'è un qualche cosa che riesce a legare insieme gli spettatori, le cose funzionino sempre. Ciro, funzionano soprattutto i personaggi, certo, grandi artisti. Il prodotto, infatti, come diceva Lino, giustamente, ho cercato di mettere su veramente un cartellone fatto di straordinari artisti, ma soprattutto di uomini meravigliosi, perché poi mi lega praticamente a Lino, Mariano, Biagio, Peppe Iodice, Francesco, un rapporto veramente amichevole da tanti, tantissimi anni, quindi è un piacere per me presentare questo cartellone al Teatro Super Cinema e spero che tutti veramente possano fare questo abbonamento e venire al teatro, ma proprio per rilanciare proprio il teatro. Siamo rimasti fermi due anni, cioè, Castellammare è rimasta veramente chiusa per quanto riguarda proprio tutto quello che era il discorso spettacoli, proprio per questa pandemia. Io che faccio eventi, oramai organizzo eventi
da 21 anni, vedere il telefono che non squillava più, restare a casa e portare il cane a spasso da tutti i giorni, è stata veramente una tragedia. Quindi quest'inverno ho iniziato con tre spettacoli, con gli Arteteca, con Paolo Cagnazzo e Peppe Iotice, e abbiamo fatto il Pienone. Quindi veramente è stato un gran successo. E quest'anno invece, per questo inverno, ho voluto proprio raddoppiare tutto quello che era stato il programma precedente, proprio per permettere a tantissime persone di venire al teatro e di passare in allegria così qualche oretta e mezza, proprio perché c'è voglia di ridere, voglia di leggerezza, secondo me, in questo periodo. Dopo ovviamente ricorderemo anche le date e poi avremo anche il piacere di fare ulteriori approfondimenti su questo cartellone del CM Cabaret, però lì non avevo qualche altra... Allora, devi sapere che io lo dico anche nei miei spettacoli, alle volte, proprio ieri sera sono andato a una manifestazione in teatro. E io faccio la domanda: che volete che io faccia? E la gente mi chiede ancora Bassolino. E io dico: questa cosa è incredibile, dopo che aver fatto altre centinaia di imitazioni, la gente chiede Bassolino. Pensa che io Bassolino lo incontro e Bassolino mi dice: a me non mi chiedono più che fa Bassolino. Ed è stata anche un po', tra virgolette, una condanna bella, perché mi hanno fatto conoscere. Però io da allora tutti i sindaci li faccio tutti. Certo. E tanto che hanno parlato, ma che non fai tu direttamente tu sindaco? Sei no? È diventato, diciamo, un viaggio, io li faccio un po' tutti quanti. Manfredi? Allora io Manfredi anche lo faccio. E in radio non si apprezza perché io poi metto delle orecchie giganti. Certo. E poi Manfredi tiene questa caratteristica che, essendo stato lui lettore dell'università, tu se gli fai una domanda sembra quasi come se fosse un esame di interrogazione. Cioè, se non è che ti dicevo un problema come ho risolto, ti dicevo un problema. Devo rimettere la domanda. Quindi, qual è il personaggio più curioso di questi sindaci, ovviamente, che hai? Ma guarda, io sono curioso di più. Quello che poi succede è che poi faccio i sindaci, eccetera, eccetera, poi ti rendi conto che, con tutto rispetto, però servono a poco, perché poi oggi vengono totalmente schiacciati dalla presenza del governatore, che c'è. Ovviamente è totalmente superiore a tutti quelli. Sarebbe stato un ottimo cabarettista, Vincenzo Lenuta. Assolutamente sì. Io diciamo. Uno di spettacolo. Allora, io lo imito da, penso, da 10-12 anni. Mi diverte anche come lo fa Crozza. Ma mi rendo conto che Crozza ha delle difficoltà, perché lui poi va a fare quello che ha fatto in Settimana De Luca, e purtroppo imitare, cioè fare una comicità su un comico è complicato. Un'altra curiosità, ovviamente c'è un Napoli che sta Ma chi mi avete rotto i coglioni dicendo che io ero qua, ero là, vedete adesso che state a dire. Cosa direbbe De Laurentiis a quelli di A16? Ma vede, A16 è colpito e affondato ormai, se vogliamo usare questa tipologia da battaglia navale. Ma devo dire che devono stare a piedi sull'autostrada, ecco.